Buongiorno a tutti e bentornati qua sul canale di Gaming Galaxy. Io sono Shark e vi do il benvenuto su. In realtà l'ho già detto, sono stanco di fare queste intro. Cazzo, dovrei farne una e metterla in loop. O comunque, iscrivetevi al canale se tanto ci avete voglia, se no va bene così. Ma oggi sono abbastanza felice perché si parla di Godfall, che è un titolo che volevo seguire molto, ma che era praticamente è stato abbandonato dopo un mese dal suo lancio. E invece, i ragazzi della Gearbox hanno fatto un mega aggiornamento, perché veramente hanno risolto una quantità di bug che c'erano nel gioco indefinibili, ma soprattutto hanno implementato quelle cose che sinceramente mancavano e che dovevano essere fin dall'inizio messe all'interno di questo titolo. Ma andiamo subito a vedere che cosa hanno combinato. Chiaramente vi lascio il link in descrizione per leggervi la patch originale, quindi quella in inglese. Io andrò a tradurla, salterò parecchi pezzi, soprattutto per quanto ridicono che risolvono i bug, per cui alcuni boss non avevano le animazioni e via dicendo, ma andiamo al succo del discorso, vado al succo del discorso direttamente. Quindi partiamo subito, patch 2.4.44 si chiama Primordiale. Quindi è la prima patch vera e propria e andiamo a vedere che cosa hanno inserito i ragazzi di Gearbox per questo titolo. Allora, partiamo subito con una catervata, ragazzi, è una catervata di bug risolti, sperando che abbiano risolto la maggior parte di quelli che rompevano di più il cazzo e che sinceramente facevano storcere parecchio il naso a questo titolo. Ma partiamo subito con la ciccia vera e propria che è il Tower of Trials, quindi la torre delle prove. Semplicemente l'hanno rimodernizzata tutta, andando ad aggiungere e a migliorare sia il drop che i nemici. Quindi partiamo subito con. Ci sono delle nuove prove che si chiamano il triplo punto di controllo, triplo leader, boss finale e tribù mista. Quindi sono delle nuove prove che dovremo affrontare quando saliremo nella Tower of Trials. Ci sarà un sistema di Bane, quindi di ban in pratica, e quindi dopo ogni terza prova, quindi dopo ogni terzo piano, i giocatori dovranno scegliere un ban o un Bane, chiamateli come volete. I ban sono effetti negativi che ostacolano tutti i giocatori di un gruppo, quindi migliorano la qualità del gioco andandolo a rendere molto più difficile. In più, però, questi ban forniscono un bonus bottino. Quindi aumentando il bottino generato da nemici e dalle casse. Quindi da una parte ci ostacolano nell'avanzamento della Tower of Trial, dall'altra parte ci danno più bottino e più casse. Quindi figata, figata pazzesca. Hanno aggiunto i nemici primari. Quindi il Bane che noi andiamo a fare può aggiungere una nuova e stimolante variante del nemico agli incontri. Quindi noi incontreremo dei nuovi nemici, questi nemici si chiamano Prime e generalmente hanno una versione più potente di una delle loro abilità e rilasciano di conseguenza un bottino aggiuntivo quando vengono sconfitti. Ci sono nuovi doni dalla torre delle prove, quindi dalla Tower of Trials, i giocatori possono ricevere dei doni che interagiscono direttamente con le meccaniche della torre delle prove, esempio il 5% di danno per ogni 10 chiavi che hai speso, cose di questo genere. Carina anche questa, i doni li si andava a recuperare all'interno delle porte che si aprivano ogni tot piani. In questo caso vengono aggiunte altre cose, quindi da una parte ci stanno aumentando la difficoltà, dall'altra parte chiaramente ci danno comunque dei bonus per queste cose. Hanno migliorato le camere dei doni, quindi quelle che noi andavamo ad aprire con le chiavi, dove trovavamo all'interno più 5% di colpo critico o quel che vuoi. Ora i giocatori possono aggiornarli, quindi possiamo aggiornare i nostri doni man mano che li andremo ad aprire. Abbiamo finalmente gli oggetti primordiali. Quindi sono andati ad inserire degli oggetti che si chiamano primordiali, e questi oggetti hanno i tratti primari che sono il 50% più forti delle loro controparti, non primordiali ovviamente. Quindi in pratica hanno dato un boost a tutti gli oggetti. Tutte le nostre build che noi abbiamo droppato, si potranno plausibilmente portare a primordiali e quindi migliorare di almeno il 50% tutti gli oggetti che noi andiamo a inserire sul nostro equipaggiamento. Quindi buon farming. In più, i premi, sempre nella Tower of Trial, i premi chiave sono stati notevolmente aumentati.
è più probabile che si generano porte di rarità più alta, quindi più si va in alto più si generano porte di rarità più alta, e inoltre però avendo aumentato di brutto la difficoltà della Tower of Trier, le prove dell'ascesa ora possono arrivare fino al 30, prima arrivavano fino al 100° piano, ora si arriva fino al 30. La difficoltà e le ricompense in questo caso aumentano molto più rapidamente man mano che i giocatori salgono di piano. Il trofeo ascendente, quello che si sblocca prima arrivando al piano 50, ora si sblocca arrivando al piano 20. La sfida per ottenere questo trofeo è più o meno la stessa identica di prima, considerando i cambiamenti che hanno fatto. Hanno migliorato l'UI, quindi l'intelligenza artificiale dei mob generali. Le porte e le casse ora pubblicizzano correttamente i loro contenuti il 100% delle volte, perché molte volte noi andavamo ad aprire i contenuti delle casse e questi ci davano oggetti di altro tipo, quindi hanno sistemato almeno questo bug. E per la Tower of Trial questo è tutto. Allora partiamo subito con una catervata, ragazzi, è una catervata di bug risolti, sperando che abbiano risolto la maggior parte di quelli che rompevano di più il cazzo e che sinceramente facevano storcere parecchio il naso a questo titolo. Ma partiamo subito con la ciccia vera e propria, che è il Tower of Trials, quindi la torre delle prove. Semplicemente l'hanno rimodernizzata tutta, andando ad aggiungere e a migliorare sia il drop che i nemici. Quindi partiamo subito con... ci sono delle nuove prove che si chiamano il triplo punto di controllo, triplo leader, boss finale e tribù mista. Quindi sono delle nuove prove che dovremo affrontare quando saliremo nella Tower of Trials. Ci sarà un sistema di bane, quindi di ban in pratica, e quindi dopo ogni terza prova, quindi dopo ogni terzo piano, i giocatori dovranno scegliere un ban o un bane, chiamateli come volete. I ban sono effetti negativi che ostacolano tutti i giocatori di un gruppo, quindi migliorano la qualità del gioco andandolo a rendere molto più difficile. In più però questi ban forniscono un bonus bottino, quindi aumentando il bottino generato da nemici e dalle casse. Quindi da una parte ci ostacolano nell'avanzamento della Tower of Trial, dall'altra parte ci danno più bottino e più casse. Quindi figata, figata pazzesca. Hanno aggiunto i nemici primari. Quindi il bane che noi andiamo a fare può aggiungere una nuova e stimolante variante del nemico agli incontri. Quindi noi incontreremo dei nuovi nemici, questi nemici si chiamano Prime e generalmente hanno una versione più potente di una delle loro abilità e rilasciano, di conseguenza, un bottino aggiuntivo quando vengono sconfitti. Ci sono nuovi doni dalla torre torre delle prove, quindi dalla Tower of Trials. I giocatori possono ricevere dei doni che interagiscono direttamente con le meccaniche della torre delle prove. Esempio, il 5% di danno per ogni 10 chiavi che hai speso. Cose di questo genere. Carina anche questa, i doni lì si andava a recuperare all'interno delle porte che si aprivano ogni tot piani. In questo caso vengono aggiunte altre cose, quindi da una parte ci stanno aumentando la difficoltà, dall'altra parte chiaramente ci danno comunque dei bonus per queste cose. Hanno migliorato le camere dei doni, quindi quelle che noi andavamo ad aprire con le chiavi dove trovavamo all'interno più 5% di colpo critico o quel che vuoi. Ora i giocatori possono aggiornarli, quindi possiamo aggiornare i nostri doni man mano che li andremo ad aprire. Abbiamo finalmente gli oggetti primordiali, quindi sono andati ad inserire degli oggetti che si chiamano primordiali, e questi oggetti hanno i tratti primari che sono il 50% più forti delle loro controparti, non primordiali ovviamente. Quindi in pratica hanno dato un boost a tutti gli oggetti. Tutte le nostre build che noi abbiamo droppato, si potranno plausibilmente portare a primordiali e quindi migliorare di almeno il 50% tutti gli oggetti che noi andiamo a inserire sul nostro equipaggiamento. Quindi buon farming. In più, i premi, sempre nella Tower of Trial, i premi chiave sono stati notevolmente aumentati. È più probabile che si generano porte di rarità più alta, quindi più si va in alto più si generano porte di rarità più alta. E inoltre però, avendo aumentato di brutto la
difficoltà della Tower of Trier, le prove dell'ascesa ora possono arrivare fino al 30. Prima arrivavano fino al 100° piano, ora si arriva fino al 30. La difficoltà e le ricompense in questo caso aumentano molto più rapidamente man mano che i giocatori salgono di piano. Il trofeo ascendente, quello che si sblocca prima arrivando al piano 50, ora si sblocca arrivando al piano 20. La sfida per ottenere questo trofeo è più o meno la stessa identica di prima, considerando i cambiamenti che hanno fatto. Hanno migliorato l'UI, quindi l'intelligenza artificiale dei mob generali. Le porte e le casse ora pubblicizzano correttamente i loro contenuti il 100% delle volte, perché molte volte noi andavamo ad aprire i contenuti delle casse e questi ci davano oggetti di altro tipo. Quindi hanno sistemato almeno questo bug. E per la Tower of Trial questo è tutto. Proseguendo dopo la Dreamstone, quindi dopo tutte le questioni delle Dreamstone varie ed eventuali, si parla dei livelli di ascensione. Quindi hanno sbloccato i livelli di ascensione. In questo caso si possono raggiungere fino a 450 livelli di ascensione e ogni 25 livelli ci verrà sbloccato un bonus che sarà una abilità, una statistica, un'abilità che migliorerà, che andrà a migliorare uno dei nostri tratti del Valor Plate. Ogni 25 livelli noi sbloccheremo uno di questi poteri e avremo la possibilità di scegliere man mano che andremo avanti con più poteri sbloccati, proprio per andare a migliorare e a sistemare le build dei nostri Valor Plate varie ed eventuali. Hanno inserito un centinaio di tratti da sbloccare. E che dire, questa è un'ottima, è un ottimo upgrade di non poco conto. Parlando di oltre, passando oltre invece, hanno inserito un venditore Zenum che ci offrirà degli oggetti che possono essere acquistati tramite l'Electrum, gli Infused Jasper, i Crystalline Tears, gli Areti Filaments, i Primal Quintessence o i Dragon Steel. Zenum, quindi questo venditore, aggiornerà il suo negozio ogni volta che noi andremo a finire una missione storia, oppure ogni volta che viene completata una missione boss finale della Dreamstone. Zenum non offrirà due oggetti primari, questi devono essere guadagnati giocando o alla Torre dell'Ascesa o alle prove, quindi gli oggetti primordiali, quelli che vengono chiamati primordiali o primari, bisognerà solo ed esclusivamente dropparli alla Torre delle prove. Per quanto invece riguarda gli oggetti primordiali, sono state finalmente gli oggetti primordiali hanno i tratti primari sugli oggetti il 50% più forti delle loro controparti primordiali, quello che ho detto prima, non primordiali. Gli oggetti primordiali possono essere trovati solo all'interno dei forzieri chiusi, nella torre della prova dell'ascesa, e gli oggetti primordiali hanno le seguenti percentuali di generazione di rarità. I non comuni hanno il 5%, raro 10%, epico 35%, leggendario 50%. Gli elementi dei tratti primari sono scalabili e non hanno versioni primarie, quindi anche questo è stato sistemato e hanno aggiunto anche queste bellissime cose. Una cosa che però non ci viene detto durante questa bellissima update 2.0 è il fatto che finalmente, e questa è una questione di non poco conto perché cambia tutto, cambia tutto il modo di vedere questo gioco, e sono i dettagli delle stat, ve li faccio vedere qua in screenshot. Quindi finalmente i dettagli delle stat: avremo nel nostro equipaggiamento tutte le percentuali che riguardano il nostro Valor Plate, dai danni dell'arma, dalla nostra vita, dalla nostra resistenze agli attacchi, al critical damage, allo spirit damage, veramente avremo tutto, il che è da dire, era ora, porca di quella puttana, era ora. Questa cosa doveva essere introdotta all'inizio del gioco, ma finalmente ci sono arrivati dopo 3 mesi, anzi di più di 3 mesi, quasi 6 mesi, quindi dai, brava Gearbox, ce l'hai quasi fatta. Bene, io direi che con questo è tutto, vi lascio con queste bellissime news e beh, io vado a giocarci, voi vi aspetto su Discord e GG a tutti quanti.